tifosi di merda, ci avete rotto i coglioni. Torniamo coi bastoni, torniamo coi bastoni. Siete tifosi di merda, ci avete rotto i coglioni. Torniamo coi bastoni, torniamo coi bastoni. E voi siete un pubblico di merda, e voi siete un pubblico di merda, e voi siete un pubblico di merda. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, ale, ale Milan, ale. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, ale, ale Milan, ale. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Sono sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la squadra più forte che c'è. Perché Milan è forte, olè. Perché Milan è forte, olè. Perché Milan è forte, perché Milan è forte, perché Milan è forte, olè. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tringa incazzato è sempre presente. Iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, vi lascio in descrizione il link Maglie Calcio. Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti sono alla consegna. Ma ragazzi, bando alle ciance, perché stamattina vedo cose incredibili su YouTube e sono incazzato nero, perché certe persone non si devono permettere né di parlare di Milan né tantomeno di parlare di calciomercato, quando ragazzi domani sera andiamo già ad affrontare un'altra partita. Siete ridicoli, siete ridicoli. Passate la vostra vita, e la cosa più importante che fate è fare visualizzazioni su YouTube. Fate schifo, fate schifo. Zoccolo duro, sto parlando con te. Sei il peggiore che c'è su YouTube. Ti credi tanto la faccia dei tifosi del Milan, ti credi tanto la voce dei tifosi del Milan, quando invece, come al solito, dici sempre delle grandissime stronzate. Caro il mio zoccolo duro, ho visto il tuo video stamattina dove dici che sei arrabbiato perché ci si deve muovere sul mercato. Ecco cosa fanno i tifosi indegni, quelli che non pensano al Milan e che l'unica cosa che vogliono fare, perché siccome si mettono di fianco alle merde interiste, si mettono di fianco alle merde interiste come il Prince e quell'altro scemo di Nestio, visto che sono solo in grado di mettersi a parlare con sta gente, perché più di quello non possono fare, allora si devono mettere al loro livello, devono iniziare a piangere, perché il Milan ha bisogno, ha assoluto bisogno di rinforzi. Il Milan ha bisogno di giocare, il Milan ha bisogno dei suoi tifosi, quelli veri, non di gente come voi che si mette su YouTube a fare chiacchiere e a dire stronzate, a dire delle grandi cazzate. Siete ridicoli, siete ridicoli. Quando vi mettete la maglia del Milan addosso, pensate sempre a quanta altra gente si mette la maglia di una curva che va in giro da anni. A tifare questa squadra, e che per tutti gli anni in cui il Milan è andato male sono stati sempre di fianco alla squadra, e oggi che possiamo raccogliere il frutto di tanti anni passati nelle retrovie, oggi vi mettete voi e volete essere la voce dei tifosi. Voi siete le voci dei bagni pubblici, voi siete la voce dei bagni pubblici, ecco cosa siete voi. Voi siete solo e soltanto la voce dei bagni pubblici, questo siete. Comunque ragazzi, andiamo a parlare di quello che potrebbe essere la partita col Torino, una partita che ci vede, che ci vedrà sicuramente ritornare al nostro livello, perché ragazzi, il Milan non ha bisogno di niente e di nessuno. Il Milan ha soltanto bisogno di giocare a pallone, di scendere in campo per dimenticare la sconfitta con la Juve. Una sconfitta che ci dice soltanto una cosa: il Milan non ha bisogno di nessun rinforzo. Il Milan ha soltanto bisogno di ritrovare i suoi giocatori più forti. Ha bisogno di trovare Ibrahimovic, ha bisogno che rientri Ismaël Bennacer, ha bisogno di Gabbia, ha bisogno di Selemakers. Ecco quali saranno gli acquisti del 2021 del Milan. Questi saranno, perché ragazzi, se il Milan oggi è primo con fuori metà squadra, figuratevi quello che farà e quello che sarà
quando rientreranno tutti. Quindi ragazzi, lasciate stare tutta sta gente indegna che parla di Milan, perché veramente lasciate stare questa gente indegna e pensiamo solo ai nostri giocatori, perché ve lo ricordo, il tifoso tifa i giocatori che ci sono al Milan, non li va a cercare di altri, ricordatevelo bene. Ora ragazzi, ci vediamo più tardi, vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao. Ragazzi, tifiamo Milan, siamo vicini ragazzi, ciao.